Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video domenicale. Lo vedrete dopo quelli di ieri e dell'altro ieri, che sono state due giornate abbastanza particolari. Venerdì abbiamo sostituito la batteria di un iPhone 6S che era lentissimo e siccome Apple adesso, grazie alla nuova promozione con 29 euro, permette di sostituire la batteria, abbiamo fatto un test, quindi pre e dopo sostituzione per vedere davvero il reale funzionamento. Vi lascerò poi in descrizione, nelle schede finali, il vlog, insieme anche a quello di ieri, che è stata una giornata molto bella e particolare, iniziata prestissimo alle 5 di mattina, con anche una marea di voli, eravamo in 7, 7 droni diversi, tra il Monte Barro e poi i laghi di Annone o Giono che sono sotto e che si vedono tra l'altro dall'alto e sono veramente fantastici la mattina presto con l'alba. Mi si è anche schiantato il DJ Mavic, infatti in settimana realizzerò anche un vlog in merito e chiederò poi il vostro parere. Oggi siamo diretti a Torino, ci sarà anche un intervento di mamma con le immagini della mostra, essendo lei l'esperta d'arte di casa. E andremo con due amici che non vogliono farsi riprendere, tra l'altro sono gli stessi che avete intravisto in uno degli scorsi vlog realizzati tra Bergamo e il lago di Iseo. E tra l'altro, durante quella giornata c'era stato anche quel tramonto bellissimo con le nubi super strane, che erano quelle poi dovute all'inquinamento. Questo si è scoperto, però nel mentre mi ricordo sia la sera stessa che anche nei giorni dopo se ne è parlato tantissimo di quel tramonto perché era stato veramente fantastico. E ora direi di andare. Sì. Prego. Sì, forte sì. Finalmente arrivati a Torino, e ora tra poco entreremo alla mostra. Allora, lui è quello che non si vuole far riprendere. Invece lei è l'altra ragazza che non si vuole far riprendere. Questa è Simona. Ciao a tutti, sono Rita di Scampoli d'Arte, ci siamo già sentiti in un altro video. Oggi parliamo della mostra di Miró che si sta tenendo a Palazzo Chiablesi a Torino e che è stata prorogata fino al 4 febbraio. Si tratta di 130 opere risalenti al periodo tardo, quando l'artista catalano, dopo aver ottenuto numerosissimi riconoscimenti in patria e dopo aver fondato la Fondazione Jean Miró a Barcellona, si dedicò alla pittura quadrimensionale, alla scenografia e alle grandi sculture e alla mail art. Ci sono opere molto grandi come dimensioni, molte in bianco e nero, le classiche sue a colori. La cosa interessante di questa mostra è che ci sono dei capolavori visti pochissimo in altre mostre, come per esempio Donne al chiaro di luna del 1966, alcune opere del 73 che meritano sicuramente attenzione e una vista. Vi saluto, è stato un piacere stare con voi, vi aspetto sul mio canale YouTube Scampoli d'Arte, nuovi video in programmazione e in preparazione. A presto! Visita al museo terminata, com'è andata? Abbastanza bene. Diciamo che c'era pochissimo, cioè insomma poche cose belle, bisognerà andare a Barcellona per approfondire Miró. Tra l'altro costa tantissimo, cioè sia l'ingresso che poi tutti gli altri gadget, tutte le altre cose con la stampa di Miró sono veramente ultra care, tipo la spugnetta per gli occhiali 5 euro per 5 euro. esempio, e l'ingresso al museo invece intero 14 euro. Il museo è molto piccolo, quindi di domenica con tanta gente è scomodissimo e poi c'è una, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Ora invece andremo a C'è una mangiare. cappa, diciamo. Esatto, ora invece andiamo a mangiare, finalmente. Oh, che c'ho fame.
Siamo ancora in attesa di quei due famosi amici che devono ancora arrivare. Si sono persi nei meandri dei quadri di Miró, i disegni, di tutto ciò che c'era alla mostra. Stiamo seriamente pensando di andare a Barcellona, perché la mostra che c'è là è molto molto più bella. In più Barcellona è una splendida città, quindi magari uno dei prossimi travel vlog sarà proprio Barcellona. Tra poco ci sposteremo per andare al ristorante. Forti selfie di Simona. La funzione ritratto dell'iPhone X è... L'ha fatto un'altra. Colori caldi. Patatine fritte, amore, ci mangio. Sì. Ciao. Ciao Antonelli, ho chiamato prima. Sì, prego. Grazie. Sei indecisa? Abbiamo appena finito di mangiare, il pranzo è andato bene, ve lo lascio in descrizione, il posto merita. Le birre sono buone, dai, le birre sono buone, su. Vabbè, allora non è piaciuto tanto. I prezzi, diciamo, buoni, tutto sommato buoni, via. Ora faremo un giro per la città, in centro, e poi torneremo. Alla fine ci siamo bloccati ai mercatini e quindi torneremo tra poco. Grazie per la visione, vi aspetto in settimana con tanti nuovi video. Ciao a tutti!